Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Apriamo parlando ancora delle conseguenze della forte ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, in particolare diversi comuni della Valle Roveto, nell'Aquilano. Aumenta la conta dei danni e nel frattempo il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, annuncia iniziative di sostegno da parte del governo regionale nei confronti dei territori colpiti. Vediamo. La Marsica versa in condizioni preoccupanti, la stima dei danni prosegue ed aumenta di giorno in giorno. La preoccupazione dei territori colpiti, dopo l'emergenza e le operazioni di ripristino della viabilità, si focalizza ora sull'intervento della Regione nella speranza di non essere abbandonati a loro stessi. Il governatore D'Alfonso dichiara intanto il programma adottato per ottenere l'auspicato sostegno del governo. C'è la legge che prevede il riconoscimento dello stato di emergenza. Noi stiamo raccogliendo tutta la documentazione, come abbiamo fatto l'anno scorso, il 5 e 6 di marzo, durante l'alluvione del 5 e 6 di marzo, e in 45 giorni Palazzo Chigi ci ha dato lo stato di emergenza, con delibera straordinaria, con risorse finanziarie e normative aggiuntive. Noi faremo allo stesso modo quest'anno. Io ho già parlato col capo della Protezione Civile, il prefetto Curcio, ho parlato con De Vincenti di Palazzo Chigi, sono in attesa che noi facciamo l'atto e noi per farlo stiamo raccogliendo i documenti. La puntualità e la cura documentale ci consente di vincere questa battaglia prima e meglio degli altri. Io voglio dire ai sindaci dei comuni attaccati da questa sciagura che noi siamo lì accanto a loro. Io oggi mi recherò nei luoghi principalmente demoliti da questa sciagura della natura, purtroppo, ma quello che è certo è che saremo tempestivi, puntualmente adesivi rispetto ad ogni situazione, potendo contare anche su una struttura di raccolta documentale che già sta funzionando da parte sia dei comuni che della Protezione Civile regionale. E poi voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile, la Croce Rossa, quelli che insomma hanno dato soccorso nelle prime ore e nei primi giorni. Dopo l'incontro del 14 ottobre, nel corso del quale è stata rinviata la decisione sul caso trivellazioni in Abruzzo, il sottosegretario della Regione Mario Mazzocca annuncia le prossime mosse in vista della conferenza dei servizi. No Triv prosegue la marcia contro la petrolizzazione al largo delle coste d'Abruzzo. L'incontro, avvenuto a Roma lo scorso 14 ottobre, ha raggiunto un primo obiettivo positivo, quello di rinviare la decisione dopo le ripetute richieste delle tante istituzioni e manifestanti presenti quel giorno. Oggi si pensa al da farsi per il prossimo appuntamento con i vertici. Intanto noi abbiamo chiesto la sospensione sine die, in quanto riteniamo non ci siano le condizioni di legittimità per proseguire con il procedimento formativo e quindi con la conclusione positiva della conferenza dei servizi. E fin da lunedì questa cosa la evidenzieremo anche ad altri livelli del governo dello Stato. Ciò significa che in ogni caso il governo deve dire qualcosa a tal riguardo e noi siamo pronti ad andare anche per le vie di fatto, se del caso, e se non otteniamo queste risposte in tempi brevi, brevissimi. Il rinvio è stato comunque un fatto positivo, ma siamo ben consci che si tratta di un rinvio di un procedimento in essere, peraltro solo di 3 settimane. Noi questo non basta sicuramente. Ed ora ci spostiamo a Montesilvano per parlare delle ultime evoluzioni all'interno della giunta municipale. Annunciati oggi gli ingressi nell'esecutivo del comune di Montesilvano di Ernesto De Vincentis e di Deborah Comardi. Nessuno strappo interno, si tratta solo di un passaggio di testimone, ha riferito il primo cittadino Francesco Maragno. Nuovi ingressi in giunta a Montesilvano. Lasciano il proprio incarico Leo Brocchi, Caterina Verrigni e Lucia D'Onofrio e passano il testimone a due eletti, Ernesto De Vincentis, vecchia conoscenza della giunta Cordoma dal 2007 al 2010, e Deborah Comardi per il sindaco Maragno, un atto dovuto e senza strascichi. Sapevamo che l'impegno degli assessori esterni era un impegno a tempo. Ci hanno dato un grandissimo aiuto per rilanciare l'azione amministrativa, per le loro capacità tecniche nei vari settori. Non possiamo far altro che ringraziarli, anche in funzione del fatto che loro comunque ci hanno dato la loro disponibilità a continuare a collaborare con noi dall'esterno, e quindi credo che questo sia un valore aggiunto davvero, davvero importante.
A De Vincentis la delega al verde pubblico e al turismo. Questo è il momento un po' di, diciamo, se vogliamo, di rafforzare quello che sono le forze politiche di maggioranza in seno al Consiglio Comunale. E noi, io personalmente, ma come credo anche la collega Comardi, metteremo a disposizione le nostre capacità e la nostra presenza quotidiana allo scopo di risolvere al meglio quelle che sono le criticità di questo comune. A Deborah Comardi quella al bilancio, un bilancio noto da tempo come difficile e delicato. Un incarico molto impegnativo, un incarico pesante se vogliamo dire, perché tutti conosciamo la situazione degli enti comunali allo stato attuale delle cose. Sicuramente metteremo tutto, io parlo per me ma insieme anche al sindaco, metterò tutto il mio impegno per cercare di far andare bene le cose. Come sono i conti del comune di Montesilvano in questo momento? I conti del comune di Montesilvano non sono messi benissimo. Questo è stato fatto, dobbiamo affrontarlo, dobbiamo cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Il consigliere regionale del gruppo misto, Leandro Bracco, ha presentato una proposta di legge in favore delle fasce più deboli della popolazione con l'applicazione del processo della progressività contributiva della tassazione. Vediamo. Consigliere Bracco, lei ha già presentato nei giorni scorsi una proposta di legge in consiglio per aiutare le famiglie in difficoltà della nostra regione. Lei parla di progressività, cosa significa? Questa proposta di legge nel merito mira a esentare i nuclei familiari composti da ovviamente padre e madre e due figli con un reddito non superiore ai 30.000 euro all'anno, questi nuclei familiari devono essere esentati dal pagamento dell'IRPEF, da un lato. E dall'altro lato invece sempre quei nuclei familiari, il cui reddito però non deve superare i 45.000 euro all'anno, ma che hanno queste famiglie a casa una persona disabile, anche queste famiglie devono essere esentate dal pagamento dell'IRPEF e le minori entrate a livello economico per la regione saranno compensate da quei redditi come quelli dei consiglieri regionali abruzzesi che superano i 100.000 euro all'anno. Quindi facciamo una sorta di riequilibrio fra chi ha poco e chi ha tanto o tantissimo. Chi ha poco o nulla non deve pagare, chi ha tanto deve contribuire a maggior ragione di più, andando a compensare i soldi che non arriveranno dalla povera gente, giustamente. Lei auspica una condivisione da parte del Consiglio e degli altri consiglieri regionali? Ma certo, io mi auguro che ci sia una condivisione, che questa PDL venga sposata anche nel merito dagli altri consiglieri, perché questo è un principio sancito dalla Carta Costituzionale. 16 milioni di euro per finanziare l'imprenditoria turistica abruzzese. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione della graduatoria stilata dalla Regione Abruzzo. A presentare la richiesta oltre 600 imprenditori. Turismo e imprenditoria. La Regione presenta la graduatoria inerente all'accesso ai finanziamenti alla legge regionale per il sostegno alle imprese del settore turismo. Un grande traguardo, considerato il numero di richieste raggiunto, ben 655 per oltre 16 milioni di euro. E noi intanto abbiamo 655 imprenditori che hanno fatto domanda a valere sulla legge regionale 77. Di questi 655 verranno finanziati oggi 154 in graduatoria di merito, di promozione, ma ce ne sono altri 77 che possono essere finanziati di qui alle prossime settimane. Generiamo una economia diretta di contributo regionale di 16.133.000. Poi ci sono i fondi che metteranno i operatori, gli imprenditori privati, quelli che hanno fatto istanza, e poi c'è l'effetto ulteriore che si moltiplica per tre quando diventa cantiere. Ma quello che mi preme mettere in evidenza è che questi 655, dei quali due terzi sono ancora in attesa di verificazione per magari mancanza di rispetto della procedura, testimoniano un grande significato economico, poiché hanno rivelato un progetto di ristrutturazione che non ci lascia indifferenti. Quali sono i requisiti per poter accedere? Ma tutto quello che è previsto nella legge regionale 77 del 2000. Terminata la settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini, gli studenti aquilani stamani sono scesi in piazza con un corteo colorato e pacifico. Più risorse per la scuola pubblica, hanno urlato a gran voce.
contro la buona scuola di Renzi. Al termine della settimana di occupazione degli istituti scolastici cittadini, gli studenti stamani hanno dato via ad un corteo colorato e pacifico che da Colle Sapone, sede di molte scuole superiori aquilane, ha raggiunto il centro storico dell'Aquila. Allora, questa settimana abbiamo manifestato contro la buona scuola. Noi abbiamo continuato appunto senza mai smettere appunto le nostre manifestazioni e ci stiamo facendo sentire. Diverse le motivazioni della protesta. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola pubblica e di non essere trattati come numeri in un'azienda. Noi ci sentiamo numeri perché loro stanziano milioni, 800 milioni per la scuola privata e la scuola pubblica chi ci pensa? Noi chiediamo solamente una cosa a Renzi, di venire qui all'Aquila e vedere realmente la situazione com'è. Restiamo all'Aquila e andiamo nella frazione di Arischia, dove la ricostruzione è al palo, non si vedono ancora cantieri e i palazzi sono ancora pericolanti. Il nostro viaggio all'interno di questa località aquilana. Qui tutti fotografano ma nessuno ripara. Una vecchietta di Arischia, frazione dell'Aquila, accoglie con una sottile e amara battuta l'ennesimo turista delle macerie che qui viene a provare l'emozione del passeggiare tra i ruderi e il silenzio lasciati dal terremoto. La parte antica di Arischia, chiamata il Colle, dove abitavano centinaia di persone, non vede infatti svettare le gru della ricostruzione. Tra queste rue deserte invase dalle erbacce non si sente il rumore delle betoniere e dell'affaccendarsi dei cantieri. Eppure sono passati 6 anni e mezzo. Qua la ricostruzione è latente, non hanno fatto assolutamente niente, soprattutto anche sulla chiesa che era stato promesso che si faceva, però non è ancora niente. Ecco, questa è una cosa che non va bene per il paese di 2000 abitanti. Ma lo stato d'animo è vedere un po' di desolazione che c'è attorno con tutte queste case ancora diroccate che ci sono. Perché è una frazione dell'Aquila e secondo me danno prevalenza all'Aquila, questo fosse un comune a parte a quest'ora sarebbe già stato più a posto, secondo me. Anche l'abbazia di San Benedetto, tesoro del XII secolo, con la sua splendida chiesa romanica, è interdetta agli umani. Ora frequentata dai piccioni, che si introducono dalle parti crollate del tetto, il loro guano ricopre l'abside, l'altare, il tabernacolo e le statue. A camminare per queste strade deserte diventa ora anche pericoloso. Lungo una delle vie principali, aperte al traffico delle auto, infatti, il palazzo comunale del 600 è a rischio crollo. Qui ci troviamo sull'antico corso del paese e questo è il palazzo comunale, il vecchio palazzo del comune. È un palazzo che comunque è a rischio crollo. Guardiamo le misure cautelative che furono prese dopo il sisma e che ormai sono inadeguate, anche perché il legno che è stato sottoposto anche comunque a tutte le intemperie del tempo, quindi neve, acqua. E quindi possiamo vedere che tutte queste misure cautelative sono ormai inadeguate. Luogo in cui si leggono parole di speranza è però lo storico rione fossato, decine di abitazioni agropastorali, tutto intorno a Piazza Beccia. Restano ora solo mozziconi di pietre che ricordano un'area archeologica. Ogni anno chi qui abitava e chi vuole tornare si dà pro consesso e la ricostruzione è anche faccenda di cocciutaggine montanara. Ogni anno, sono già 5-6 anni che i giovani che abitavano qua su pressione dei vecchi fanno una festa il primo sabato di luglio e riuniscono tutti quanti e loro hanno scritto tutti i cognomi di questo circondario e fanno una festa e sono invitati tutti i residenti, pure quelli che stanno a Roma tornano da Roma. L'Ance dell'Aquila ha festeggiato questa mattina i suoi 70 anni di attività, tante difficoltà negli anni scorsi per la ricostruzione, ma siamo ottimisti, ha detto il presidente Frattale. L'Ance ha donato una scultura alla città dell'Aquila. Era il 15 aprile del 1945 quando 10 padri fondatori decisero di unire le forze dei costruttori edili locali per formare un sodalizio che sostenesse la crescita della categoria. 70 anni di Ance, dal 1945 ad oggi, con 9 presidenti che si sono passati il testimone, sino all'attuale Gianni Frattale. Ma per i costruttori è un momento di grande festa, di gioia, di ottimismo, di speranza, anche per quanto riguarda diciamo, la città, il territorio, di speranza per la ricostruzione e per vedere rientrare diciamo, tutti i cittadini. Questo è l'augurio che fa l'Ance. Dal 1945 ad oggi tanti scenari sono cambiati. Si parlava di ricostruzione anche allora, ma era quella post-bellica. Poi il boom economico, l'importante ruolo dei costruttori, l'assistenza alle imprese e la ricostruzione di oggi dopo il terremoto. Oggi in provincia dell'Aquila operano 2000 imprese che danno lavoro a oltre 15.000 addetti.
Da parte degli imprenditori, sottolinea Frattale, c'è ottimismo per la città dell'Aquila. Molti problemi appaiono superati, anche se c'è ancora molto da lavorare. Di momenti difficili se ne sono stati tanti ed evidenziati. Oggi si sta in via di definizione e di risoluzione di quelle problematiche. L'ANCE ha donato una scultura alla città, al ricordo di questi primi 70 anni, installata nella rotatoria della Rotonda all'imbocco di Viale Corrado IV alle porte della città. Una scultura realizzata dall'artista aquilano Adolfo Giusti, un'opera interamente di bronzo. Poi in questa occasione da tempo che si voleva offrire una statua, una scultura, un qualche cosa diciamo di rilievo alla città dell'Aquila e finalmente si è verificato con il dono di questa scultura che verrà installata nella rotonda di Sant'Anza. E ora ci spostiamo a Teramo, dove è arrivato a sorpresa in comune Teddy Reno per presentare al primo cittadino un progetto ambizioso. 90 anni compiuti a luglio e 70 anni di carriera celebrati lo scorso anno, il cantante attore vorrebbe iniziare dalla città di Teramo il suo tour internazionale. Teddy Reno a Teramo per portare l'anteprima di un tour internazionale. È stata questa la proposta del cantante e attore al primo cittadino Maurizio Brucchi in un incontro informale presso il municipio. 70 anni di carriera celebrati nel 2014, 90 anni compiuti a luglio, Teddy Reno porterà a Teramo il numero zero di un concerto che porterà in giro per il mondo. Io sono diretto orchestralmente da Silvia Pagni, dirige l'orchestra anche di 26 elementi, tutti abruzzesi, e andremo a trovare potenzialmente tutte le associazioni abruzzesi nel mondo. Io qui in Abruzzo mi trovo benissimo e quindi sarei felice di poter fare a Teramo una specie di anteprima di questo giro mondiale. Lo scopo dell'iniziativa, come spiega l'artista triestino, che accenna anche ad alcuni brani storici che fanno parte del suo repertorio, è di riportare la melodia italiana ai fasti del Novecento. La canzone più nota, come dicevo prima al sindaco, in tutto il mondo italiana, la numero uno, seguita nel blu dipinto di blu o Volare di Modugno. Io sono al nono e sedicesimo posto con altre due canzoni, ma la canzone più nota anche dai ragazzini del mondo intero è Che bella cosa una giornata sole, o sole mio sta in fronte a me, capito? E quindi dobbiamo riportare nel mondo la grande melodia italiana. Per Brucchi si tratta di un progetto molto interessante perché esprime l'Abruzzo nella musica. Il concerto, se verrà trovato l'accordo definitivo, si terrà nel periodo natalizio al Comunale. Lo spettacolo di Teddy Reno, oltre che a Teramo, farà tappa in Vaticano e al Sistina di Roma. Il progetto è interessante perché comunque esprime l'Abruzzo nella musica, insieme ovviamente a Teddy Reno. Stiamo lavorando su una data che potrebbe essere intorno fra il primo dicembre e prima di Natale. Restiamo a Teramo, ma ci spostiamo nella frazione di San Nicolò a Tordino. Grande partecipazione ieri pomeriggio presso lo showroom di Di Sante Mobili per la presenza dello chef Bruno Barbieri, l'unico chef italiano ad essere stato insignito di 7 stelle Michelin, come lui solo il grande Gualtiero Marchesi. Già la prima volta era stato un evento molto partecipato e quest'anno si è consolidato con la grande partecipazione, specialmente dei giovani. Ma io credo che Barbieri coltivi l'eccellenza dei nostri prodotti, della nostra cucina, e Di Sante Mobili cerca di stare in prima linea cercando di adeguare i prodotti, di avere prodotti particolari a prezzo competitivo e di seguire l'evoluzione di questa economia che vive un momento molto difficile, e Di Sante Mobili cerca di acquisire sempre nuove formule e di avere anche dei personaggi che in una qualche misura sono in grado di dare consigli e sono in grado di alimentare questo processo di miglioramento dei nostri prodotti, delle nostre capacità di attrazione. Questo tour che io sto facendo per Franche in giro per l'Italia
È importante perché, vede, questa sera, se lei si gira, sono arrivate tante persone che sono tutti cuochi amatoriali, non ci sono dei professionisti in mezzo, o magari qualche infiltrato c'è, però vengono qua per raccontarsi, vengono qua e forse magari 10 anni fa questo non poteva accadere. Oggi accade perché la gente ha scoperto che attraverso la cucina uno può mettersi in gioco, può mettersi in discussione e probabilmente può far avverare un sogno che aveva nel cassetto. L'importante nella vita è avere dei sogni. Giovani soprattutto. Giovani, beh, chiaro, se pensiamo che le scuole alberghiere hanno fatto più 48% di iscrizioni, però io vorrei dire una cosa alla sua televisione, vorrei dire che, attenzione, non è così tutto facile, cioè oggi i giovani vedono gli chef che sono diventati delle star, che sono diventati più star dei calciatori, più star degli attori. Però per arrivare a questo, per arrivare a quello che ha fatto Carlo Cracco, Gio Bastiani, Bruno Barbieri, Alessandro Borghese, Antonino Caramaciò, cioè ci sono anni e anni e anni di lavoro, di sacrifici. Ed ora la pagina sportiva, un sabato sicuramente positivo, molto positivo per i colori abruzzesi perché hanno vinto sia il Pescara sia la Virtus Lanciano. Vediamo la schermata della Serie B, i risultati: Avellino Brescia giocata ieri 3-3, Crotone Livorno 3-0, Modena Ascoli 2-1, Novara Cagliari 1-0, Provercelli Vicenza 2-1, Ternana Bari 3-0, Trapani Pescara 0-3, Virtus Entella Salernitana 1-0, Virtus Lanciano Como 1-0. I posticipi sono: Latina Perugia domani alle 17:30, Cesena Spezia lunedì alle ore 20:30. La classifica: in testa la sorpresa Crotone 17 punti, poi il Cagliari a quota 16, Spezia e Bari 14, Cesena, Livorno e Trapani 13, Pescara 12, Vicenza 11, Ascoli, Brescia, Entella e Modena 10 punti, Latina, Lanciano e Novara 9 punti, Provercelli e Salernitana 8 punti, Perugia e Ternana 7 punti, Avellino 6, Como 5. E allora veniamo subito alla grande impresa del Pescara, che doveva dimenticare la sconfitta di Ascoli e lo ha fatto, nonostante le difficoltà prepartita, le assenze, la defezione in extremis anche di Cocco, che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un attacco febbrile. Il Trapani era imbattuto quest'anno e in casa non perdeva dallo scorso gennaio, quando proprio il Pescara di Baroni diede l'ultimo dispiacere casalingo alla squadra trapanese. Un grande avvio di partita, le reti di Lapadula e Benali e poi il tris nella ripresa di Caprari. Andiamo a vedere il servizio. Chapeau e tanto di cappello al Pescara, bello ma questa volta anche cinico e concreto. I biancazzurri, così come l'anno scorso, vincono e dominano al provinciale di Trapani, conquistando 3 punti meritatissimi al cospetto di una squadra fino ad oggi imbattuta e che non perdeva in casa dallo scorso gennaio, quando proprio il Pescara si aggiudicò la gara per 4-2. Per la formazione guidata da Massimo Oddo è un successo di inestimabile valore alla vigilia dell'anticipo di venerdì sera all'Adriatico contro la Provercelli. Si comincia in un pomeriggio dal clima più che estivo e con l'assalto degli Amaranto, che al terzo si rendono subito pericolosi con Citro. È però un fuoco di paglia, anche se la squadra di Cosmi si mostra subito aggressiva, ma al primo affondo la Padula lascia il segno siglando il gol del vantaggio. Per l'ex teramano il quarto gol stagionale è consecutivo. La risposta locale è affidata all'undicesimo a Barillà, che su punizione chiama la risposta con i pugni Fiorillo, che poi al quarto d'ora corre un brivido quando su cross di Barillà Sparacello di testa mette di pochissimo al lato. Ancora Trapani al 21esimo con una conclusione di Eramo dai 20 metri che trova la risposta di Fiorillo, che respinge. Il Pescara non sta certo a guardare, quando può crea problemi dalle parti di Nicolas in contropiede. La temperatura estiva costringe i giocatori delle due squadre a dosare le forze in campo. I ragazzi di Oddo tengono e al 29esimo trovano il meritato raddoppio con Benali, che dopo un errore della difesa siciliana dai 18 metri con un tiro secco e violento mette la sfera alle spalle di Nicolas. Il doppio vantaggio mette il Delfino nelle condizioni ideali. Il Trapani non ci sta e al 31esimo, sulla punizione di Scozzarella, Fiorillo deve ancora intervenire, così come accade al 36esimo, sempre su conclusione del centrocampista di casa. Trascorrono i minuti e al 38esimo c'è un colpo di testa di Citro che termina di poco fuori. Poi gli ultimi minuti della prima frazione, in cui non accade più nulla e con il Pescara che può rientrare negli spogliatoi con un rassicurante doppio vantaggio.
ma cede il miele anche ad inizio di ripresa perché all'ottavo minuto arriva il tris firmato da Gianluca Caprari che in contropiede deposita il pallone in rete per la terza volta dopo un perfetto assist di Lapadula. Gara praticamente chiusa anche se la squadra di casa non molla e si rende pericolosa al quarto d'ora con una punizione di poco fuori misura di Scozzarella. Ma sullo 0-3 non c'è più partita con Verre che si divora il poker in contropiede al 18esimo prima di una seconda parte di ripresa che vede i biancazzurri controllare senza assilli il match con il palo nel finale di Forte e poi la festa con un successo meritato, anzi strameritato e che apre prospettive sicuramente interessanti per il prosieguo della stagione. E ha vinto anche la Virtus Lanciano, un successo importante, fermata l'astinenza dal gol grazie al rigore di Piccolo segnato al 90esimo, un rigore molto contestato dalla squadra lariana, una vittoria che torna dopo quella della seconda di campionato contro l'Ascoli, soprattutto un successo importante perché i punti erano pesanti in quello che era una sorta di scontro diretto per la salvezza. Il servizio e poi le parole del tecnico frentano D'Aversa. Doveva vincere, l'ha fatto all'ultimo respiro su calcio di rigore, ma la missione è portata a termine con efficacia, vincendo di misura contro il Como di Sabelli al terzo KO consecutivo. Il gioco offensivo del Lanciano è quello che è, la difesa regge, certamente un merito, le idee non sono sempre brillanti e le pedine a disposizione fanno quello che possono, la manovra appare ancora poco spigliata, gli schemi sono spesso identici, ma col Como più che mai bisognava tornare a galla. Ha provato a tirare più spesso in porta anche da lontano il Lanciano di D'Aversa, che deve ringraziare anche e soprattutto Vincenzo Aridità, il cui corpo salva i frentani dalla capitolazione sullo 0-0. Per i rossoneri, rispetto alla trasferta di Bari, l'unica novità è proprio il rientro di Aridità tra i pali. Bacinovic è più avanti alla difesa, Zedoardo e Di Cecco invece sono più avanzati per la squadra di Sabelli, priva dello squalificato Ebagua, invece c'è Casoli dal primo minuto, mentre il tandem offensivo è composto da Ganz e Gerardi con una difesa certamente più coperta. Il terreno di gioco del Biondi è quello che spesso più imbarazza, fischia il Luzzi di Molfetta. La gara al 15esimo, schema virtusino su punizione dalla tre quarti, Mammarella innesca Di Francesco, inversione degli esterni d'attacco, conclusione in girata fuori però dallo specchio della porta. Al 18esimo è sempre Di Francesco a provarci dalla distanza, ma la palla si spegne di poco a lato. La Virtus prova anche a colpire dalla distanza, al 24esimo ci prova Bacinovic, ma la conclusione si spegne alta sulla trasversale. Al 26esimo cross di Mammarella per la testa di Zedoardo in area di rigore, ma anche in questa circostanza la conclusione alta. Si rivede il Como al minuto 32 con una discesa di Madonna sulla corsia di destra e palla al centro dell'area per Ganz che gira, ma la conclusione si spegne di poco a lato. Virtus in avanti questa volta con una conclusione a volo di Di Francesco al minuto 32 che però non inquadra la porta. Poi tocca Luca Di Matteo e sarà l'ultima conclusione virtusina prima del blackout. Infatti sul finire di gara il Lanciano improvvisamente si spegne, ne approfitterà il Como almeno per portarsi in avanti. Angolo per i lariani e colpo di testa di Borghese che sfiora il vantaggio. Ancora Como a trazione anteriore, corner e palla Gerardi che dal limite fa la barba al palo. Nella ripresa al nono D'Aversa richiama Di Matteo e innesta Lanini. Il Como prova a sorprendere Aridità dalla distanza con Casoli e un minuto dopo sfiora il vantaggio. L'innesco ai lariani lo dà ingenuamente Bacinovic che perde palla. Gerardi, supportato da un compagno, entra in area e spara in porta, ma è bravo Aridità a salvare tutto. La gara non offre spunti
tanto interessanti nella ripresa. Al 36esimo Mammarella chiama Lanini che in girata cincischia, al 38esimo protestano i frentani per un presunto rigore non dato a Vastola, ma il direttore di gara farà proseguire, accorderà invece la massima punizione al minuto 44 quando Borghese ferma Ferrari, abile a cercare la trattenuta dell'ex Varese. Calcio di rigore dal dischetto, Piccolo non sbaglia e la dedica anche non lascia tante interpretazioni. Dunque auguri ad Antonio Piccolo che tra poco diventerà papà. Nel finale di gara un brivido per i frentani, l'ultimo fortunatamente per Aridità. Conclusione in pieno recupero di Marcone che sfiora l'incrocio. Poi il sospiro di sollievo e soprattutto tre punti in cascina. Tanto ancora da fare per i frentani, ma almeno questa volta i tre punti arrivano e tre punti fondamentali. Sapevamo che sicuramente non era una partita facile, abbiamo detto in settimana che comunque avremmo dovuto fare di tutto per vincerla, ma che sicuramente non sarebbe stata facile. E il calcio, il campionato di Serie B è un campionato molto duro, lo sappiamo. Abbiamo vinto la prima battaglia, direttamente la guerra è ancora lunga, ma è importante comunque vincere una partita contro una diretta concorrente. È chiaro che la modalità non mi interessa, l'importante è che i ragazzi abbiano dato tutto e penso che sotto questo aspetto non mi si può rimproverare niente. È sempre la miglior medicina, la vittoria, i tre punti, che cosa però non è andato quest'oggi secondo D'Aversa? Oggi consentimi di dire che è andato tutto bene, anche se abbiamo commesso degli errori nel giro palla, però ripeto, la posta in palio era tanta e sinceramente a volte abbiamo fatto delle prestazioni migliori. Mi viene in mente Vicenza e Spezia dove abbiamo fatto molto meglio, dove abbiamo creato molto di più, parlavo delle partite in casa, e dove abbiamo ricevuto meno di quello che meritavamo. Oggi contro una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà, contro una squadra che ha creato comunque delle situazioni da rete, e abbiamo ottenuto la vittoria, importantissima per dar valore a quelle prestazioni lì dove magari si è fatto meglio ma non è arrivato il risultato. Fa bene per il morale dei ragazzi e per l'autostima, e comunque fa bene la classifica perché comunque anche se hanno vinto tutte dietro vuol dire che è bagarre, quindi sarà dura fino all'ultima di campionato. Ed ora la Lega Pro, l'Aquila dopo quattro sconfitte consecutive torna a fare punti, è finita in parità 1-1 nel pomeriggio allo stadio Mannucci di Pontedera la gara con il tutto cuoio. È accaduto tutto nella ripresa, nel giro di 3 minuti il gol di Shekilazze per i toscani, l'immediato pareggio di De Sousa per l'Aquila che dunque sale a quota 6 punti in classifica. Il servizio. L'Aquila torna finalmente a muovere la classifica con il prezioso 1-1 del Mannucci di Pontedera contro il tutto cuoio. Un punto positivo che arriva dopo 4 stop consecutivi. Brava la squadra di Perrone a reagire nel momento di difficoltà e trovare il gol del pari dopo essere andato in svantaggio. Perrone alla fine sceglie un 4-4-2 sulla carta offensivo con San Domenico e De Sousa in avanti, Triari con Mancini, De Francesco e Ceccarelli nei 4 della mediana, Cosentini centrale al fianco di Maccarrone, 3-5-2 per i toscani con Lucarelli che lascia in panchina Shekilazze e sceglie Tempesti al fianco di Colombo. Più manovriero l'11 di casa, mentre l'Aquila si affida al gioco di rimessa cercando di sfruttare i suoi velocisti, ma il portiere più sollecitato è Zandrini, intanto dal velenoso tiro cross di Ricciardi che l'estremo aquilano alza in angolo, soprattutto al 24esimo quando la sponda di Tempesti libera il tiro liftato dai 18 metri Colombo, gran traiettoria che Zandrini neutralizza con un volo plastico e spettacolare. L'Aquila sciupa qualche buona ripartenza e si fa vedere dalle parti di Feola con la punizione di Ceccarelli corretta dal più piccolo San Domenico. La difesa toscana sbroglia, al 39esimo c'è la torre di Colombo per Tempesti che si gira bene e conclude, Zandrini è ancora reattivo. Ripresa ed il tutto cuoio è più offensivo con Shekilazze che al quarto d'ora prende il posto di Palumbo. Dopo il 20esimo l'Aquila torna a soffrire, prima c'è il gol giustamente annullato a Colombo, sul cross di Ricciardi l'attaccante è al di là della linea difensiva rosso-blu.
poi Scechilazze fa le prove tecniche col gol e impegna Zandrini al 24esimo, ma dopo 90 secondi fa centro con un'azione magistrale, riceve da Colombo, salta Bigoni e Maccarrone e scarica un destro potente sotto il 7. Si ripete dunque contro un abruzzese l'attaccante georgiano che dopo aver giustiziato il Teramo segna un gran gol anche all'Aquila. Stavolta però il gol non vale 3 punti perché dopo altri 3 minuti al 28esimo c'è il pronto pareggio. Angolo di Ceccarelli e De Sousa irrompe sul primo palo e fa secco Feola anticipandolo. Primo graffio in campionato per la Pantera che beffa il portiere, suo ex compagno di squadra Chieti. Nel finale una chance per parte da Piazzato. Prima Colombo impegna severamente Zandrini. A 2 minuti dal 90esimo fendente rasoterra di San Domenico. Feola respinge poi Sanni viene anticipato sotto porta. E l'epilogo di una gara che ridà sollievo e un po' di serenità all'Aquila che dopo essere tornata a punti spera di ritrovare anche la vittoria nel prossimo match interno con la Carrarese. Teramo invece in campo domani alle ore 14.30 all'Elvia Regina di Macerata contro la Maceratese che sogna di avvicinarsi al primo posto, la Maceratese degli ex Foglia e Bonaiuto, quest'ultimo in particolare con il dente avvelenato. Dopo la seduta di rifinitura di oggi il tecnico Vivarini ha stilato l'elenco dei convocati, tutti a disposizione, recuperati Cenciarelli e Calvano. Il primo aveva accusato qualche linea di febbre, il secondo ha smaltito una botta subita nel match con il Pisa, finalmente convocato anche Vitturini dopo gli impegni con la nazionale. Teramo dunque al completo, ascoltiamo come l'allenatore biancorosso Vivarini presenta la gara di domani a Macerata. No, penso alla squadra, una squadra molto sbarazzina sotto l'aspetto del gioco, molto quadrata in fase difensiva, con Fissore e Faisca lì dietro che sono due centrali difensivi che hanno un passato importante e sono ancora molto molto efficaci nella fase difensiva. Poi diciamo ci sono due ex, Foglia e Bonaiuto, che noi con gli ex ci andiamo sempre un po' male, quindi dobbiamo tenerli in grande considerazione. Hanno Fioretti lì davanti che è un giocatore importante insieme all'altro di reparto che mo non mi viene il nome, però un giocatore veramente molto molto bravo, è molto tonico, molto reattivo come, poi fanno un gioco che secondo me ci potranno anche creare dei problemi perché vanno subito alla ricerca degli attaccanti, quindi cercheranno di allungarci la squadra e noi dobbiamo essere bravi a fare che ciò non accada. Ma Dio, penso che stia facendo bene, ha una facilità di corsa, una facilità di recupero, insomma, che penso che sia bene. Per noi era importante ritrovare una prestazione, diciamo, con l'aggressività e con la cattiveria giusta. Io ne avevo parlato dopo le partite di Ancona, di Pontedera contro il Tutto Cuoio, ma anche con la partita col Savona non avevo visto quell'aggressività, quel piglio importante, mentre invece adesso c'è stato. Secondo me dobbiamo dare continuità a questo tipo di prestazione anche fuori casa. La giornata di oggi è stata contraddistinta da una vera e propria impresa, quella del centravanti del Pontedera ed ex Savona Stefano Scappini, che ha segnato 5 gol in una partita, quella vinta dal suo Pontedera 5-2 ad Aprilia, il terreno di gioco della Lupa Roma. Vediamo le 5 reti segnate da Scappini, gol nel complesso semplici come stiamo vedendo, gol molto agevoli contro una difesa della Lupa Roma a dir poco allo sbando. Scappini ha segnato i primi 3 gol nei primi 17 minuti, come stiamo appunto constatando da queste immagini. 3 gol nei primi 17 minuti, il quarto gol al 35esimo minuto, il quinto gol lo segnerà nella ripresa al 74esimo. Gol, come avete visto, facili facili, ma un'impresa da annali, quella di Stefano Scappini.
Lasciamo la Lega Pro, vediamo la schermata della Serie D con le partite di domani, ore 15, a Miternina Isernia, Avezzano Campobasso, Chieti Monticelli, Fermana Castelfidardo, Jesina Fano, Agnonese Folgore Veregra, Recanatese Giulianova, San Nicolo Vispesore, San Benedettese Matelica. E allora vi ricordo l'appuntamento per domani con diretta stadio, partiremo un po' prima intorno alle 14.30 perché a quell'ora inizierà la gara del Teramo a Macerata, poi seguiremo le partite di Serie D che inizieranno alle ore 15 e poi domani sera alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con Jacopo Forcella per i servizi, i commenti, le interviste sulle gare del pomeriggio di domani ma anche tornando sulle gare di questo sabato. È davvero tutto per questa terza edizione del TG6, io vi auguro una buona notte e una buona domenica.